Paderno Dugnano, una strage pazzesca, un qualcosa che è difficile da comprendere, è difficile da spiegare, è difficile da divulgare, è difficile trovare una motivazione a questa strage. Un ragazzino di 17 anni, un adolescente poco più che un bambino, ha praticamente sterminato con un coltello la propria famiglia, il padre, la madre e il fratellino di 12 anni. A questo punto tutti si chiedono il movente. Il ragazzino non sa dire niente, non sa trovare un movente. Biascica cose a caso, dice che non si sentiva capito, dice che non aveva dialogo con la propria famiglia, dice che la vita lo stava opprimendo, quella situazione lo stava opprimendo, ma non dà un movente, non dà una motivazione valida per aver compiuto un atto criminale del genere. Nessuno riesce a capirne il motivo. È successo e basta. Io ho sentito un sacco di opinioni, infatti questo video lo faccio il giorno dopo proprio perché ho voluto leggere sui vari social i commenti della gente. C'è gente che prova empatia per questo ragazzo, c'è gente che non la prova, c'è gente che parla di malattie mentali, c'è gente che parla di problemi familiari, c'è gente che parla di diffidare, e su questo do loro ragione, di diffidare delle famiglie del Mulino Bianco, perché come è chiaro, in questo caso le famiglie del Mulino Bianco non esistono. Le famiglie del Mulino Bianco sono solo un'utopia. In realtà, dentro le mura domestiche, spesso e volentieri si nascondono delle cose non dette e soprattutto non manifestate che possono portare a questo e a peggio. Io ho un'idea mia che probabilmente non piacerà a nessuno, che probabilmente non riuscirà a spiegare la gravità e l'efferatezza di questo crimine, ma io sono del parere che fondamentalmente ci sono persone che nascono cattive. Questo è il discorso. Dico la mia, tutti hanno buttato la loro, voglio dire anch'io la mia. C'è gente che addirittura ha parlato del demonio. Io non parlo del demonio, io parlo semplicemente di una cosa oggettiva. C'è gente che nasce buona e gente che nasce cattiva. La gente che nasce buona rimane buona tutta la vita. La gente che nasce cattiva può rimanere buona tutta la vita, ma prima o poi, in qualche momento, in un momento di rabbia, in un momento di frustrazione, in un momento di debolezza, esprime la propria cattiveria. Parliamoci chiaro, io non riuscirei mai a prendere un coltello e a coltellare una persona. Non ce la farei mai, proprio mi sarebbe impossibile farlo. Mi sarebbe impossibile farlo e a maggior ragione mi sarebbe impossibile farlo senza alcun motivo. Cioè non riuscirei a farlo neanche se avessi 100.000 motivi, ma anche senza motivo. Cioè com'è possibile? Come fai? Come fai? Io non riuscirei. Io non ne sarei in grado. Glielo dico sinceramente, io non ne sarei in grado. Non sarei in grado di accoltellare una persona, né tantomeno un animale, non sarei capace. Quindi io penso che se una persona arriva a fare ciò, vuol dire che è nata con qualcosa di sbagliato al proprio interno, è nata cattiva. Datemi dello stupido, datemi del coglione, datemi quello che volete, ma è l'unica spiegazione logica che trovo a questa vicenda. Mi dispiace dirlo, ma è l'unica spiegazione logica che trovo. Io non penso che sia un problema solo ed esclusivamente familiare, un problema solo ed esclusivamente mentale. Io penso che semplicemente ci siano delle persone al mondo che nascono capaci di fare questo e altre incapaci di farlo. Tutto qua.